Carissimi fratelli e sorelle, non temete. Se siete con Cristo, se cercate la volontà di Dio, se ascoltate e vivete la parola del Signore, anche se apparentemente può sembrare che i vostri sforzi a volte siano inutili, che gli altri non vi capiscono, anche se a volte vedete che non ci sono risultati, vi sembra di aver fallito su qualcosa, anche quando cercavate di fare del bene in famiglia o per la comunità, non temete. I veri frutti vengono stando con Cristo. I veri frutti non vengono dai nostri sforzi, ma sono dentro la potenza di questo regno di Dio che ti ha donato gratuitamente, che ti ha annunciato, che è incontro con Gesù Cristo e con il suo Spirito. È questo e molto altro di più che ci viene detto nel Vangelo di domenica prossima, il 16 giugno 2024, undicesima domenica del tempo ordinario anno B. Il Vangelo è tratto da Marco, capitolo 4, versetti dal 26 al 34. Sembrano esserci due parti, la prima che parla di questo seme che viene gettato nel terreno. Il seme germoglia e cresce. Beh, immagino che ci saranno state delle attenzioni da parte di quest'uomo che getta questo seme, o forse no, ma in ogni caso, per quante attenzioni può aver avuto, non penso che, diciamo, con le sue sole forze può far crescere il seme perché poi possa diventare una pianta e portare frutto. C'è una virtualità, c'è un potere nel seme che non dipende dalla forza dell'agricoltore. Allo stesso modo, il Vangelo che ci ha annunziato, lo Spirito che ci ha comunicato, ha una forza e può portare dei frutti di amore, di grazia, di gioia, di servizio, di pace, molto più grandi di quelli che sono le nostre forze. Non avere paura se sembrano essere vincenti quelli che sono prepotenti o quelli che si mostrano a questo mondo con vanità o quelli che hanno successi da un punto di vista mondano. Non temere, non è quello il vero frutto. Anche perché i frutti veri sono quelli che hanno a che vedere con il Signore, con il suo amore. Ed è chiaro, se uno si ferma a guardare il mistero della croce, Gesù sembra uno sconfitto, potrebbe sembrare uno che non ha portato nessun frutto. Invece non è così, perché le cose vere, le cose del Signore, hanno bisogno di mettere le loro radici, hanno bisogno dei loro tempi, così come un seme ha bisogno di diventare una pianta con radici profonde per poter portare frutto con il suo tempo. È certo che sembra più veloce poter cambiare le cose imponendosi con la forza, ma alla lunga non è efficace. Certo che può sembrare molto più fragile e molto più soggetto al fallimento una strategia come quella di Gesù, che vuole cambiare il mondo, vuole fare una rivoluzione a partire dalla conversione dei cuori. Eppure, per quanto apparentemente fragile, è l'unica rivoluzione che è davvero tale e che ha potere anche oggi di avere effetti veri, di cambiare le cose come sono nel mondo, di cambiare la società, di cambiare i nostri cuori, di poter guardare al cuore tante volte dei nostri autentici conflitti. Solo questo stile di Gesù, solo questo potere inerme del regno, della sua misericordia, il potere di uno che è talmente forte che sa lasciarsi umiliare, che sa abbracciare la croce, che sa perdonare. Un potere di cui questo mondo si ride, eppure più vero, più bello, più grande. Non temere se l'inizio di alcune cose che stai intraprendendo, non temere se in questo momento il tuo cammino di fede sembra non andare né avanti né indietro. Se sei nel Signore, se stai vivendo una vita spirituale seria, se lo stai seguendo senza doppiezza di cuore, senza stare con un piede in due staffe, ma di vero cuore, chiedendo aiuto al Signore, sinceramente, perché ti possa anche aiutare a lasciare i tuoi peccati senza fare alleanza con le tentazioni, ecco, vedrai che anche se tante volte il tuo cercare di essere cristiano è pieno di difficoltà, altri non capiscono, ti senti perseguitato, ecco, tante volte si tratta di ricominciare da capo, non temere, questo porta a un frutto più vero. Anzi, la caratteristica del regno di Dio in qualche senso è proprio quella che non è qualcosa che viene dagli sforzi umani. Quindi il fatto che inizi da appunto un inizio piccolo, perseguitato, apparentemente perdente, è un marchio di fabbrica che fa sì che poi i frutti che vengono, è chiaro che non vengono dalle nostre forze, non vengono dalle nostre logiche o dal nostro presunto senso di ragionevolezza o di giustizia,
Ma è chiaro che viene tutto dalla gratuità dell'amore di Dio. È chiaro che questo fa sì che la tua vita possa essere tutta un'altra vita, una vita in cui non solo puoi vedere un frutto che serve per te, ma nella quale puoi essere questa pianta più grande di tutte le piante dell'orto che fa rami nei quali gli uccelli del cielo possono fare il nido e possono trovare ombra. Ecco, una vita grande non solo per te stesso, ma anche nel servizio, nelle espressioni più belle, più grandi, più vere dell'amore di Dio. Non avere paura, se tutto questo richiede una costanza, una pazienza e anche una preparazione su certe cose con il tempo che serve. Perché non si tratta di avere efficienza, non si tratta di sfornare soddisfazioni da un punto di vista mondano, non si tratta di sbattere in faccia vittorie a nessuno. Il vero vincitore è Cristo, la vera salvezza l'ha portata Lui. Ecco, e noi possiamo vivere il suo regno pur in mezzo a tante debolezze e difficoltà, perché la luce vera è il fatto che c'è uno che ha vinto la morte, che c'è uno che ha vinto il mondo, che è Lui, nostro Signore Gesù Cristo. Lui non ha usato una strategia roboante né mondanamente vincente, Lui ha scelto la strada di quello che umanamente era fallimentare per poter portare la vera vittoria. Ci vediamo presto.